chiesa nuova, capolavoro dell'architetto Renzo Piano, e per fare una visita ai nostri due confratelli, Maria De Martini di San Gabbio, deceduto l'anno scorso, e Fra Giovanni Samarrone, che è stato una decina di anni con me, con noi è stata Capriola, e ci ha lasciato tanti ricordi suoi e soprattutto l'affetto, la stima. Noi preghiamo per lui, e lui dal cielo prega per noi. Prendi sopra, Pino. Don Gigi,
comunione ogni santo, e Padre mio, anche il santo, il mio Signore, abbia assistito insieme alla consacrazione, alla carità della loro, via che ci sono Dio, fa sentire la sua voce nel mondo che ci sono perché sopra il dubbio delle persone e la volontà di toglierà e la violenza umana. Sappiamo che non è l'orecchio alla parola di Dio, preghiamo. Soltanto scusa. Gesù morto, Martina, dove? Ai confini delle Puglie, dobbiamo correre parecchio. Martina, dove ti vai a infilare il tendino? Un bel tiro.
Andiamo. Picchia Paolo, Pino. Solo nella pizza. Ah, c'è solo 5, quindi italiani. Con chi giusto. Se si mai offeso, o mio caro buon Gesù, non mi voglio offendere più. Oh mio caro. D'amore acceso, non ti avessi mai offeso, o mio caro e buon Gesù, non ti voglio offender più. O mio caro e buon Gesù, non ti voglio americana protestante che accompagnava la Montessori per l'Europa per la riforma scolastica. La Montessori è rimasta con Montessori e lei si è incontrata con Padre Pio, è rimasto qua. Per me è l'anima più bella sorta all'ombra di Padre Pio. Lei ha donato tutto, è terziaria, ha donato tutto a Padre Pio, alla provincia nostra, ed è subendo l'affezione, la stima e l'orquestra. Qui di lei no, tutti i frati, figli di San Francesco, tutti i frati con fratelli di Padre Pio. Poi cominciamo da qua, poi facciamo tutta l'analisi. Sì. Suor Pia Fiore, buongiorno. Questa è la sorella di Padre Pio, che purtroppo a Padre Pio ha dato tanti dispiaceri anche, in quanto che da un ordine religioso si è spogliata, è uscito un altro ordine religioso, però Padre Pio ha detto sempre che lei amava tanto, tanto, tanto. Questo è Padre Carmelo di Donato, compagno mio, che hanno esumato ultimamente dalla cappella dove stanno tutti i frati e l'hanno portato qua. Era giovane. E io ho fatto, avevo 44 anni, e il guardiano che si è trovato quando è morto Padre Pio. Dunque, i parenti, i nipoti, lui e gli altri si sono lamentati, ho fatto la commemorazione qualche mesetto fa di questo qua, perché hanno esumato lo zio, se tanti anni a Serra Capriola, e quello che ha composto anche tanti bei canti, vecchi, che questo è padre Filippo da San Giovanni Rotondo, che è stato tanti, tanti, tanti anni a Serra Capriola, e quando io nel 36, nel 1907, ha insegnato teologia a Padre Pio. Padre Pio. Quest'altro è il padre questa è la mamma di Padre Pio, il quale per guadagnare un tozzo di pane e comprare un libro, un quaderno a Padre Pio, a Francesco Forgione, andò due volte in America e Milano, pezzando di andare e pezzando di tornare, zio Orazio. E quando Padre Pio era piccolino, di un anno, poco più, poco meno, forse anche di meno di un anno, questo lavorava tutta la giornata, quindi la sera mangiava, poi le facevo le paste come voleva dormire. Oh, creaturella, Padre Pio piangeva, 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 in un momento si è alzato, l'ha pigliata e l'ha buttata. Buonanotte. Buonanotte. Padre Giovanni, Padre Pio. Padre Pio.